Sono 9 nomi di scienziati campani. Hanno esultato con i loro colleghi europei e statunitensi ieri alle 16.30 quando è stata ufficializzata la scoperta epocale. Il rivelatore Virgo ha captato deformazioni dello spazio simili alle increspature che genera un sasso lanciato in un montagno. A provocarle la collisione di due buchi neri. Questi due buchi neri osservati alla fine dello scorso anno in realtà si sono chiusi insieme più di 1 miliardo di anni fa. E la loro energia, sotto forma di onda gravitazionale, ha impiegato un miliardo di anni per arrivare sulla Terra. Arrivando sulla Terra, è stata rivelata dai due strumenti americani che ci hanno permesso di captare questo segnale debolissimo proveniente da così lontano. E abbiamo osservato l'unica previsione della teoria della relatività di Einstein che non aveva ancora avuto una conferma diretta sperimentale. E questa è una cosa a cui lavoravamo da decenni in una grande collaborazione internazionale. Nei laboratori del Dipartimento di Fisica della Federico II, che accoglie una sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si lavora dagli anni 90 al progetto che ha portato alla costruzione dell'interferometro Virgo. Ce ne sono 3 nel mondo, uno di questi è in Italia, a Cascina, vicino Pisa. Questo ci permetterà di dare nuova luce su fenomeni che stiamo studiando da tempo, l'evoluzione dell'universo, la natura della materia oscura, ma sicuramente questa nuova finestra ci permetterà di studiare nuovi fenomeni che dovremo imparare a capire